Esercizio Amaldi, numero 10, pagina 794, riguarda un partitore resistivo o partitore di tensione, che è un circuito con più resistenze in serie, che hanno la funzione di ripartire la tensione data da una batteria, in questo caso una FEM da 100 volt, ripartirla in cadute di tensione arbitrarie e date. In questo caso si vuole che la tensione in uscita dal generatore è di 100 volt, poi si vuole che sia nei punti CDE 80 volt, 40 volt, 30 volt. Quindi la domanda è: come vanno scelte queste quattro resistenze affinché ripartiscano la tensione in uscita dal generatore in questo modo, quindi 80 volt, 40 volt, 30 volt? Vedremo che la soluzione non è unica, ma in realtà ci sono infinite soluzioni. Ogni soluzione è una quaterna di valori. Il libro Amaldi inseriva anche un altro dato, che era una corrente erogata dal generatore pari a 1 ampere. Con quest'altro dato aggiuntivo, le infinite quaterne soluzioni si riducono a una quaterna sola, quindi a un insieme di quattro valori di resistenze. Lasciando invece la corrente I arbitraria, vedremo che invece le possibili quaterne soluzioni sono infinite. Lasciamo arbitraria la corrente. Le cadute di tensione devono essere da 180, quindi 20 volte sulla R1, da 80 a 40, 40 volte sulla R2, da 40 a 30, 10 volte sulla R3, da 30 a 0, sono 30 volte sulla R4, quindi le quattro cadute di tensione sono queste. Utilizziamo la prima legge di Ohm per ciascuna delle quattro resistenze, quindi cominciamo con delta V1, la caduta di tensione tra A e C, 20 volt, è R1 per I. E la nostra incognita è R1, perché noi dobbiamo calcolare tutte e quattro le resistenze, però non abbiamo neanche la corrente. Allora scriviamo la legge di Ohm generalizzata per il circuito intero, che sarebbe 100 volt, quindi la FEM, uguale alla R complessiva di tutto il circuito per la corrente. Quindi bisogna che noi immaginiamo queste quattro resistenze come sostituite da una sola, che è la loro somma, la resistenza equivalente del circuito. La loro somma è R serie per I. Ricaviamo I, che quindi diventa 100 volt diviso la R serie, e la andiamo a sostituire quassù. Perciò delta V1, 20 volt, è uguale a R1 per F su R serie. In questo modo abbiamo tolto il valore di I, della corrente I, che appunto non era dato dal libro Amaldi, sì, però adesso noi l'avevamo tolto quel dato e quindi non la conosciamo questa corrente. Abbiamo però il valore R serie, cioè la somma di tutte le resistenze, che non è un valore dato, ma questo valore lo possiamo scegliere arbitrariamente. Per esempio scelgo 100 ohm, la somma di tutte le resistenze. Allora R1 diventa, facendo la formula inversa, R serie viene moltiplicata per 20 volt, quindi 100 ohm, questa è R serie, per 20 volt, diviso la FEM 100 volte, fa 20 ohm la R1. Faccio lo stesso identico procedimento per tutte le altre cadute di tensione. Per esempio questa sarebbe R2 per I. Al posto di I sostituisco questa espressione, scelgo la R serie uguale a 100 ohm, faccio la formula inversa, ricavo R2 e viene 40 ohm, R3 viene 10 ohm, R4 30 ohm. E possiamo controllare che infatti la somma di tutte le resistenze è 100 ohm. Questa è una quaterna soluzione, cioè io posso scegliere le resistenze 20, 40, 10 e 30 ohm e avrò raggiunto l'obiettivo di avere le cadute di tensione 20, 40, 10, 30 volt. Quindi in pratica devo scegliere resistenze, diciamo così, tra virgolette, per ora, uguali, resistenze uguali, tra virgolette, alle cadute di tensione 20, 40, 10, 30, 20, 40, 10, 30. Con questa scelta di resistenze posso anche calcolarmi la corrente, anche se non era richiesto, quindi 100 volt, F su
sulla resistenza serie, diviso 100 ohm e fa 1 ampere. E questa era la quaterna soluzione che considerava il libro Amaldi, perché il libro Amaldi come dato dava proprio una corrente complessiva di 1 ampere. Ma noi possiamo scegliere arbitrariamente il valore della resistenza totale. Prima avevamo scelto 100 ohm, adesso potremmo scegliere 10 ohm. Se noi rifacciamo i calcoli con 10 ohm al posto di 100 ohm, troviamo non più 20, 40, 10, 30, ma troviamo 2, 4, 1, 3 ohm, 2, 4, 1, 3, che vediamo stanno nello stesso rapporto di 20, 40, 10, 30, quindi il rapporto identico, ma i valori sono 10 volte più piccoli e infatti il totale fa 10 ohm. Questa scelta, questa quaterna, è comunque soluzione del nostro problema, perché realizza la stessa ripartizione della tensione, cioè del potenziale, cioè qui mi lascia 80 volte, qui 40, qui 30. In altre parole, anche questa quaterna, come la precedente, mi genera tensioni, cadute di tensione di 20 volt qui, 40 volt qui, 10 volt qua e 30 volt qui. Quindi le soluzioni non è unica, sono almeno due. Con questa seconda soluzione, andando a sostituire, come abbiamo fatto prima nella formula della corrente, troviamo una corrente di 10 ampere anziché di 1 ampere, che è logico perché queste resistenze, essendo più piccole delle precedenti, per un totale di 10 ohm anziché 100, quindi una resistenza complessiva 10 volte più piccola, causerà una corrente 10 volte più grande, 10 ampere. Ma io potevo fare ancora un'altra scelta, potevo scegliere per esempio 20 ohm come resistenza complessiva. E allora la corrente, se qua ci mettiamo 20 ohm, sarà di 5 ampere. E andando a sostituire nelle formule di prima, queste qua su, troveremmo un'altra quaterna ancora di resistenze, cioè 4, 8, 2 e 6 ohm, che comunque stanno sempre negli stessi rapporti di prima, negli stessi rapporti 2, 4, 1, 3. Quindi, in conclusione, esistono infinite quaterne soluzioni, tutte quelle quaterne che stanno le cui resistenze stanno nei rapporti 2, 4, 1, 3. Tutte queste infinite quaterne soddisfano il nostro problema, cioè garantiscono questi valori di potenziale, cioè ripartiscono i 100 volt in 80, 40 e 30. Perciò la scelta della resistenza totale arbitraria ovviamente cambia la corrente. Più grande io scelgo arbitrariamente la resistenza totale, più piccola sarà la corrente. Quindi riassumendo, abbiamo infinite quaterne, tutte realizzano la stessa ripartizione della tensione, però tutte quante fanno passare correnti diverse.